Ciao a tutti ragazzi, da Bob Tartufo. Con l'uscita della mappa Raven to the Coast è uscito anche l'aggiornamento sui volatili che stavamo aspettando da tanto tempo. E qua è l'occasione migliore visto che in questa mappa sono presenti ben 13 specie di volatili, di cui 8 acquatiche, quindi cacciabili con apposite strutture posizionate nei pressi di corsi d'acqua e sono quelle che andremo a trattare in questo video. I volatili terrestri, invece, non avendo zone di abbeveramento, li troverete semplicemente girando per la mappa. Ovviamente, i cambiamenti e quello che diremo in questo video valgono anche per le altre mappe in cui sono presenti i volatili acquatici, anche quelle che usciranno dopo la realizzazione di questo video, ma visto il numero elevato di specie, la guida la faremo su questa mappa. Nota importante, alcune cose potrebbero essere momentanee e cambiare con i prossimi aggiornamenti, ma si tratta in genere di dettagli. La prima cosa da dire è che gli stormi di volatili potrete vederli e cacciarli anche senza posizionare gli stampi. Infatti vi basterà passare nei pressi dei laghi, soprattutto nella parte a sud della mappa, mentre a nord troverete più che altro oche oppure volatili non acquatici, come ad esempio le pernici o il fagiano di monte, detto anche gallo forcello. Adesso anche loro hanno le loro honey zones e quindi potete trovarli che mangiano o riposano anche sulla terraferma. La nostra idea è però quella di farli venire dove vogliamo noi per cacciarli facilmente. Passiamo all'equipaggiamento di cui avrete bisogno. Se avete intenzione di cacciare solo volatili, potrete portare anche due shotgun. I miei preferiti sono il Kuso Model calibro 16 che esce con la mappa Rancho dell'Arroyo e il cacciatore 12G, quindi calibro 12, che invece è nel gioco base. Io comunque di solito ne porto solo uno e oltre agli shotgun vi consiglio di portare il Vyrant calibro 22 oppure lo Zarza calibro 22 per poter colpire i volatili anche a distanza maggiore, anche se adesso che vanno a velocità maggiore è tutt'altro che facile prenderli quando sono in volo. A tal proposito c'è da dire che ogni specie ha un suo comportamento ed una sua velocità, quindi questo va tutto a favore del realismo. A riguardo del calibro 22, con l'aggiornamento è disponibile un nuovo tipo di munizioni, le Conehead, che hanno un sacco di penetrazione e poca espansione rispetto a quelle già presenti. Per questo motivo ve le sconsiglio perché con le meccaniche attuali del gioco non c'è bisogno di raggiungere una grossa penetrazione sugli animali di livello 1, in quanto non è necessario colpire l'organo vitale, ma avete solo bisogno del danno e quindi dell'espansione. Magari questa cosa cambierà in futuro, ma per adesso potete tranquillamente evitare di utilizzarle. Se vi è più comodo potrete montare il classico mirino da shotgun 1-4x oppure il rivisitato mirino reflex che ora potete personalizzare come volete dalle opzioni. Badate però che attualmente non è compatibile con tutti i modelli di shotgun. Passiamo alle postazioni da caccia. La scelta ricade secondo me tra due attrezzature. C'è il nuovo Water Layout Blind che potete posizionare in acqua per avere un'ottima visuale intorno a voi, oppure il classico Waterfall Blind per il quale però dovete possedere il DLC Duck and Cover Pack. In alternativa, il classico treppiedi può essere utile in alcune circostanze, ad esempio se sistemiamo l'attrezzatura sulla terraferma per cacciare le oche. Passiamo dunque alla pratica. La prima cosa che vi consiglio è trovare lo spot giusto, banalmente, e tra poco ve ne farò vedere alcuni tra quelli migliori. Dopodiché raggiungetelo e piazzate una tenda nelle vicinanze se non ci sono outpost per poterlo raggiungere rapidamente. Scegliete le specie che volete cacciare, anche due o più contemporaneamente, magari perché le avete viste passare in quella zona o perché sapete che è un hotspot per loro. Andate nella tenda e acquistate gli stampi. Il numero ottimale di stampi da piazzare è 20 per ogni specie, per il tipo invece potete scegliere quello che vi piace di più, io solitamente ne metto 10 di un tipo e 10 di un altro per ogni specie. Prima di piazzare gli stampi, posizionate la struttura dalla quale caccerete. In questo caso mettiamo il Water Layout Blind e cerchiamo di piazzarlo in un punto in cui c'è un ampio spazio di acqua bassa nella quale possiamo camminare e che quindi ci darà un ampio campo visivo e cercate di evitare i punti in cui l'acqua si approfondisce rapidamente. Solamente dopo piazzate gli stampi e metteteli ad una distanza di almeno 4-5 metri dalla struttura, così quando ci sarete dentro non rischierete di toglierli erroneamente premendo il tasto per spottare o per accogliere gli animali a cui avete sparato, ad esempio il tasto E se siete da PC. A questo punto dovrebbero già iniziare ad avvicinarsi i volatili e per massimizzare l'attrazione potrete usare anche il richiamo apposito, ce ne sono vari, anche se non sono per tutte le specie, però quelli che ci sono potete utilizzarli. Se avete il cane, ricordatevi di farlo sdraiare perché potrebbe essere visto dai volatili una volta arrivati molto vicini. Altra cosa da notare è che i volatili atterrano sempre controvento, almeno così è di solito, quindi potete farvi un'idea sul punto in cui atterreranno.
Il primo spot che voglio mostrarvi è questo. Siamo nella zona in basso a destra della mappa ed è assolutamente ottima per diverse specie di anatre. In particolare, ho piazzato stampi per le Golden Eye e per l'Eurasian Teal. Prima che atterrano, cercate di spottare più animali possibili per vedere se ci sia un potenziale diamante o magari una colorazione rara e cercate di seguirlo. Se non atterra subito e fugge, restate nella struttura e continuate a chiamarlo ed aspettare. Prima o poi tornerà. Una volta partiti è assolutamente difficile capire a quale si spara in particolare e cercate semplicemente di prenderne il più possibile. Gli animali che sono caduti in acqua arrivano da soli nel layout e non dovrete nemmeno uscire dalla struttura. Per quelli che non arrivano, beh, dovrete andare voi a prenderli e per questo spero che presto ci forniranno un bel cane da riporto, anche perché spesso, come andate a raccogliere gli animali colpiti, stanno già arrivando dei nuovi gruppi. Il punteggio, come possiamo vedere, è molto elevato e equivale al peso, grosso modo. Qui siamo a 0,87 kg, che sono circa 870 grammi, e vediamo che il punteggio, il trophy rating, equivale al peso in grammi dei volatili. Questo accade per la maggior parte dei volatili, ma non per tutti. Anche i soldi di ricompensa variano molto da specie a specie. Ad esempio, le Golden Eye, cioè i quattr'occhi, danno praticamente il doppio rispetto ad altre specie di anatre, si arriva a 1000 soldi, ma è qualcosa che potrebbe cambiare in futuro. Ecco qui una bella Golden Eye maschio che è atterrata, non è un punteggio assolutamente elevato. C'è un'altra anche piccolina. Vediamo se riusciamo a prenderle tutte queste che sono atterrate. E non mi sembra di vederne altre. Sì, sono in cielo però. Intanto occupiamoci di queste tre. Ecco un bel gold, 935, anche se è piccolino. Colorazione black, quindi quella comune. E questa è una femmina, 869, un silver. Anche per lei, grey, colorazione comune. Vi consiglio di piazzare più strutture nella stessa zona. Io adesso ne ho due qui e una qui, in modo da poter cambiare periodicamente per non cacciare troppi animali nello stesso identico punto e far ruotare così gli animali che respawneranno e poi torneranno nelle zone in cui avete i layout blind. Ai ai ai. Ci è sfuggita questa livello 3, potenziale diamante di Eurasian Teal, cioè Alzavola. Penso che adesso resteremo qui in attesa che torni. Questa è la mia seconda postazione. Come vediamo, in questo spot passano anche le oche, quindi potrete tranquillamente piazzare anche degli stampi per le oche, in questo caso le oche canadesi. Purtroppo non c'è stato modo di far tornare quella bellissima alzavola di livello 3. Comunque l'obiettivo di questo video non è prendere diamanti, ma è solamente vedere gli hotspot e parlare un pochino della caccia ai volatili. Quindi ci siamo spostati nel secondo spot, che è probabilmente il mio spot preferito per la caccia ai volatili. Ci troviamo esattamente in questo lago chiamato Avajärvi, spero di averlo pronunciato bene, nella parte diciamo centro-meridionale. E vedremo che tra poco inizieranno ad arrivare, eccoli qui. Tantissimi uccelli, incredibile. Tra poco il cielo sembrerà ricoperto di volatili. Vi consiglio assolutamente di piazzare una struttura da caccia in questo lago. Tra l'altro, è proprio qui che ho trovato il mio primo diamante di Tufted Duck, cioè di moretta. Vediamo che stanno atterrando. Qui hanno atterrato le Golden Eye e stanno atterrando delle oche, suppongo. Tra poco mi cadevano sopra, eccola qui, infatti questa sta fuggendo. Bene. Comunque, io direi di... Mamma mia, ragazzi, è veramente pieno. Non si sa a chi sparare per primo, praticamente. Queste non so se le raggiungiamo. Proviamo con il Vyrant. Fanno queste virate che prima non facevano, che ci disorientano. Comunque, come avete visto, anche questo spot è assolutamente ottimo. Vi faccio vedere dov'è questo laghetto qui.
Potete trovare specie di anatre ed oche indistintamente, in numero veramente elevato, ed è un posto quindi ottimo per far soldi. Non farete in tempo a spostarvi per raccogliere gli animali appena cacciati che ne arriveranno di nuovi. Ecco, che cosa vuol dire non stare attenti? Un altro livello 3 diamante potenziale che ci scappa di Tufted Duck questa volta. E anche questa volta la pazienza paga. Siamo tornati dopo un po' di tempo e la nostra moretta è tornata. Aspettiamo che atterri cercando di non perderla di vista e facciamo il nostro dovere. Come non detto, sono atterrate qui, ma non sono riuscito a spottare il livello 3, ma dovrebbe essere qui. Ecco, è apparso per un attimo e quello dietro a questa femmina. E vista la distanza, direi di andare sul sicuro con il Vyrant. Perfetto, preso. Aspettiamo che arrivi e vediamo se si tratta di un diamante. Ecco le nostre morette, questa è la femmina e questo dovrebbe essere il maschio. Ed è un diamante 967.40, un bellissimo diamante di moretta, il secondo che prendo in questo spot in davvero pochissimo tempo. Il terzo spot che vi mostro si trova qui, nella zona a nord della mappa. Siamo in queste radure, diciamo, rialzate morfologicamente e troviamo abbondanti oche. Ecco qui già delle canadaguse che stanno arrivando, neanche il tempo di arrivare al nostro treppiedi. Abbiamo piazzato degli stampi, in particolare abbiamo canadaguse e tundra bingoose, sono queste le due specie di oche che arrivano abbondanti da queste parti. Eccole qui infatti le tundra bingoose. E niente, un pochino tutta l'area, diciamo, di questi altipiani è ottima per queste due specie di oche. E vediamo se riusciamo a prenderne qualcuna. Aspettiamo che atterrino. Questa mi pare, tra l'altro, di una colorazione particolare. Vediamo se riusciamo a prenderla. Magari non con gli stampi. Ok, direi che il nostro obiettivo l'abbiamo raggiunto, che era di prendere quella con la colorazione particolare. Allora, eccoci qui. Questa è una brown hybrid. Sembra sicuramente più marroncina delle altre, ma non è. Ah, ok, questa è una tundra bingoose. Presa 3 volte, tra l'altro. Vediamo che già stanno arrivando delle altre tundra bingoose. E attenzione ragazzi, attenzione, attenzione, potenziale diamante in vista, Tundra Bingoose. Sarebbe ovviamente il mio primo diamante di questa specie di oca. Aspettiamo che si avvicini un pochino. Eccola che atterra. Perfetto. E attenti, quindi direi di fare presto. Ok, atterrato il nostro livello 5. Andiamo a recuperarlo, potrebbe essere il primo diamante di Tundra Bingoose. Facciamo la nostra foto di rito. Quei dettagli bellissimi, ragazzi. Vediamo le penne che sono molto ben distribuite. E invece è un troll 3.10, il diamond è 3.16. In realtà il peso è 3.15, quindi probabilmente siamo veramente al limite, però. Ok, abbiamo scoperto che le oche possono trollare. Quindi, ragazzi, direi bene così, bene ma non benissimo. Comunque abbiamo visto che in tutti e 3 gli spot, che vi faccio rivedere rapidamente, che sono questo qui in basso, ma tutta la costa sud è ottima per le anatre. Questo lago è fondamentale, veramente eccezionale, questa zona qui del lago, ma immagino che anche questi laghi siano buoni. E poi c'è tutta la parte a nord in cui abbiamo queste due specie di oche.
Ragazzi, io spero che questo video vi sia stato utile. Se così fosse, lasciate un bel like di supporto al video ed iscrivetevi al canale. E soprattutto, se qualcosa non vi è chiaro, chiedetelo direttamente a me o scrivetelo nei commenti perché sono molto disponibile al confronto per capire anche le vostre migliori tattiche che magari sono diverse dalle mie. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un saluto a tutti da Bob Tartufo.